C'è un personaggio che di recente sta attirando moltissimo la mia attenzione. Sto parlando di Povia. Non me l'aspettavo. Io non ho mai avuto tanta stima di Povia perché un personaggio, vabbè, le sue canzoni quando i bambini fanno robe così, il piccione, Look at Again, mi sembrava comunque un personaggio particolare, ma cioè un po' criticabile perché, boh, strano. In realtà una volta non era criticato così tanto, anzi era più o meno accettato dalle masse, si è fatto i suoi Sanremo, ha costruito una fama di massa. Ora che ha cominciato a fare un po' il caparezza, quello antisociale, critico, rivoluzionario, quello che dice le cose come stanno, che ti spiffera nelle interviste pubbliche che l'Isola dei Famosi l'ha pagato 200.000 euro per andare lì e fingere di morire di fame, come dice lui, parole sue. Oppure roba tipo, cioè insomma lui parla di tutti quei macchinamenti che ci sono dietro la TV, quindi un po' via scomodo, no? Un po' via che dice le cose, anche le sue canzoni sono cambiate moltissimo, adesso sono veramente impegnate. E di fronte a tutto ciò adesso è criticato. L'altro giorno in TV è Povia, ma Povia è un tizio, a Rai 2 mi pare. Non è che è un cantante, ora tutti lo stanno screditando. Ma io trovo ammirevole che lui abbia avuto il coraggio di parlare dei poteri forti, tanta roba. Si vede anche un Caparezza, non stanno più in TV perché ancora purtroppo la TV, a differenza della TV americana, che credo sta roba non la faccia, non ha la capacità di mettere in scena un cantante scomodo. Cioè io vi ricordo che Eminem, quando Bush era in carica, lo insultava, cioè lo bersagliava. Comunque famosissimo, comunque in TV tutto quello che vuoi. Qui in Italia no, questo concetto non c'è, lontano dalla TV. Ancora abbiamo una TV veramente ancorata, politica, ma non solo la Rai, alla fine in qualche modo anche Mediaset. Io mi trovo a dire complimenti poi, wow, anche se facciamo un ragionamento, eh. Io sto notando una cosa, è comodo un pochettino, devo dire, fare l'anticonformista se alla fine prima eri commerciale, perché guardate che vi dico, cioè. Tu crei prima una tua impronta commerciale, per Caparezza fu fuori dal tunnel, ma poi fece tutti i pezzi meno ma anche quello era un pezzo in realtà poco commerciale nel contenuto, ma la gente si fermava al titolo, anche se quella canzone parlava del divertimentificio, tutta questa industrializzazione massificata della gente che si diverte in maniera stereotipata, chiamano loro. Queste canzoni tipo i bambini fanno, anche se avevano un messaggio profondo, si fermavano al titolo, diventavano virali per quello. Ha fatto le sue cose strane, tipo video dove sclerava sul web o qualche volta in una televisione, mi pare locale o comunque regionale, aveva cantato in mutande. Insomma, tu fai tutte queste robe qui, comunque ti rendi famoso e poi ti puoi permettere di fare l'antisociale. Perché io credo che se Povia fosse nato antisociale faceva la fame. Ora Povia alla fine è Povia. Comunque il Povia di Sanremo, il Povia citato anche quest'anno, è il Povia che ormai sul web è pure conosciuto e quindi ora può fare questa cosa qui del web, comunque della persona anticonformista. In ogni caso mi piace, mi dispiace che la televisione lo stia colando, io ammiro questa sua trasparenza, questo suo modo di parlare, non posso sapere fino a che punto è vero come personaggio, però mi auspico il meglio da lui, che mantenga degli ideali, anche perché ho visto che, e questo sono testimone io stesso, si è sempre fatto pagare poco, ha sempre girato tutti i posti per cantare, anche San Teodoro, che è un paesino vicino a Cesarona, roba proprio piccolissima, incredibile. Quindi complimenti a Povia, mando un abbraccione e fatemi sapere la vostra, mi farebbe piacere molto. Iscrivetevi al canale e tutte quelle belle cose che vanno fatte.